spesa per i archeologici della Toscana, che farà un effetto sulle attestazioni dei naufraghi Empoli nel medio Valdarno e nella Valdezza Fiorentina. Posso dire che il mio intervento e i due successivi sono complementari, in quanto parleremo di Empoli, del territorio empolese, e l'ultimo intervento, quello che riguarda le analisi sui materiali, ripartirà da quello che prima io e poi l'intervento successivo del professore Cantini appunto dirà, parlando della nostra zona. Cercherò sia di utilizzare il PowerPoint, ma anche di leggerlo, di parlare a braccio. Anche il PowerPoint, mi scuso se per caso qualcosa, qualche diapositiva non va bene, perché per problemi di computer, da ieri oggi, che ho dovuto rifare tre volte, perché tra computer vecchio e computer nuovo, e quindi anche adesso non stava funzionando, quindi mi scuso in anticipo. Allora, comincio con l'ospedale del titolo, attestazione dell'Anfora di Empoli nel medio Valdarno e nella Valdezza Fiorentina. In realtà non voglio limitare un'area se non per un motivo, è perché questi sono i territori di mia competenza, di mia tutela. Quindi tutto quello di cui io parlerò e che sono siti già noti, noti perché o già esiti o almeno noti da riferimenti da diversi anni, provengono tutti da territori sotto la mia tutela. Saranno altri colleghi della sovrintendenza ad ampliare il raggio e ad ampliare i territori intorno alla Valdezza e al Valdarno. Inoltre un'altra precisazione, queste aree non sono mai state battute a tappeto completamente, cioè non è mai stata fatta una ricognizione topografica. Quindi quando io vi farò vedere delle carte con dei riferimenti, sono quasi esclusivamente, ad eccezione di tutti i due casi che porterò, risultato di riferimenti casuali, fortunati. E per questo non hanno un significato quantitativo nemmeno, ma soltanto un significato come attestazione, come presenza. E vi dico subito il nome dell'assassino, cioè arrivo in fondo a quello che io voglio concludere, perché così almeno cercheremo di motivare l'affermazione che farò in fondo e che vi premetto, è che questi riferimenti sono quasi sempre collegati ad aree di insediamenti residenziali produttivi, diciamolo con un termine unico, villa, il sistema villa, quindi con una parte residenziale e con una parte produttiva. Non sono mai riferimenti casuali, ma sono sempre collegati a strutture, ad essere strutture e soprattutto a tantissimi altri materiali coevi, non solo, in quanto queste ville, queste fattorie partono da molto prima e si fermano poi con l'altra dentro. Quindi fattorie che hanno avuto una lunga vita. Quindi andremo in ordine, farò un percorso in senso antiorario di questo territorio. Affrontando il territorio come vallate fluviali.
non parlerò di strade, ma parlerò soltanto di vie d'acqua, perché per parlare di questo nostro contenitore lo tratterò subito come un contenitore che si muove non su lunghe distanze e quindi su rotte transmarine o su grosse imbarcazioni, ma attraverso percorsi fluviali su zattere, con un sistema su balconi, con un sistema di discesa verso il mare naturale, con un sistema di risalita all'interno che fino, posso dire, al secolo scorso, ma anche ai primi decenni di questo secolo, era ancora in uso nella nostra zona, nella zona delle Molese, cioè le merci risalgono l'Arno indietro fino nella zona fiorentina su balconi, su zattere, trainate lungo la riva da un muro, da un asino, e così si risale la corrente. Non parlo solo di Arno, comincio a parlare dei suoi affluenti, perché quello che noi vediamo adesso, quelli che noi vediamo adesso come dei torrenti spesso in secca, sto parlando della Besa in particolare, in realtà se noi andiamo molto indietro nel tempo, andiamo soltanto fino al periodo rinascimentale, vi posso informare che se per esempio a Montelupo, che è sulla Besa, noi abbiamo delle strutture di epoca rinascimentale a 3 metri di profondità dal livello di campagna. Quindi vuol dire che i fiumi avevano un pescaggio almeno 3 metri inferiore. Quindi vuol dire che secondo me non è andato a pensare a una navigabilità non solo verso il fiume maggiore, l'Arno, ma anche a ritroso, almeno dei maggiori affluenti, quindi della Pisa e dell'Izza. Partendo da questi presupposti cercherò appunto di articolare questo intervento. L'altro presupposto da cui io parto è che stiamo parlando di un contenitore che vuoi per la sua forma a trottola, vuoi per il suo contenuto, i 2/3 circa di un contenuto di un'anfora di quella che poteva essere una DS1 o una 2/4, quindi un contenuto piuttosto limitato, vuoi per la sottigliezza delle pareti e per un puntale piccolo, cavo, quindi assolutamente non resistente, a mio modesto parere una grande strada non avrebbero potuto farla, anche se impagliate forse, pensiamo a quello che può essere una nostra damigianina, anche se impagliate, ora richiamo in questo caso delle fonti non tanto sull'anfora di Empoli ma sulla Roas 4, ci sono dei rilievi renali che fanno vedere come era ricoperta di foglie, di frasche per il trasporto. Pensiamo all'anfora empolese, pensiamo anche a quelle linee di tornitura che ha sul corpo, molto accentuate, potrebbero essere ben adatte a un'impagliatura. Pensiamo alle nostre damigiane, ai nostri fiaschi impagliati. Non solo, ma se un'anfora a fondo piatto di quelle comuni contemporanee a quelle empolese possono stare in piedi da sola, l'anfora empolese non ci può proprio stare, quindi se non ha un cercine insieme a un investimento in piedi non può stare, nello stesso tempo non ha i puntali per essere infilati impilate in altre anfore oppure essere infilate in una base sabbiosa per essere esportate. Quindi questi sono i dati di fatto da cui partiamo, quindi un contenitore piccolo, fragile, un contenitore non come quei grossi anforoni dei secoli precedenti che portavano su lunghe distanze un vino che non scadeva col tempo, ma che si conservava a lungo. Pensiamo piuttosto ad un vino più deperibile. Non vorrei dire un'eresia perché sono anche esperta, però se pensiamo a un vino novello nostro, forse più vicino, vino novello al contenuto della
l'altra dentro, di quanto sia un Brunello di Montalcino facendo riferimento magari a una DS1 o una DS4. Quindi possiamo pensare a un vino che si muove su distanze molto più brevi, perché i contenitori sono più brevi. Quindi pensiamo a un tipo di vino che è derivato, che è richiesto da un gusto e da una committenza anche molto diversa da quella dei secoli precedenti. Quindi non mi espando più di tanto parlando di confronti nel Mediterraneo. Ecco perché dicevo anche prima, parliamo di forma, non parliamo della produzione polese, parliamo di tipologia, parliamo di questa forma trottola che è molto simile, può essere riferibile a un Bordeaux 4 come forma. Parlando prima con la sovrintendente, diciamo, potrebbe essere la Bordeaux che è ripresa dalla Bordeaux, no, siamo più modesti. L'alfa da Vienoli, come altri contenitori cugini che possono aver ripreso la forma dalla Bordeaux 4, cioè dalla 1547. È il tipo di cui noi stiamo parlando, non delle produzioni di Empoli. A Empoli ne sono state fatte tante, a Empoli e non solo. Quindi ora vediamo nella zona del Val d'Arno e della Valdezza fiorentina quali sono le attestazioni e in che modo. Cominciamo appunto dalla Valdezza e siamo in località La Pievina. Allora, la località Pievina in realtà non si affaccia sull'Ensa, ma si affaccia sul torrente Egola, altro corso d'acqua importante del passato. E ti dirò di più, la località La Pievina è ubicata lungo la via Volterrana e proprio in quel tratto in cui un selciato, probabilmente romano, racconta appunto di essere, che in quel punto lì è conservato la strada romana. Contrariamente a quello che prima anticipavo, questo è un avvenimento isolato. Un rinvenimento isolato perché questo effettivamente potrebbe essere un contenitore dal vino trasportato per via di terra su questa strada romana, proprio per le vicinanze a questa strada. Nei paraggi, negli immediati paraggi, non ci sono strutture collegate a questo. Quindi in questo caso posso dire che è un frutto del commercio su una via di terra, una via di terra molto vicina a una via fluviale che, se non è il torrente Egola, è comunque il fiume Ensa, perché come già in ellenistica le merci si spostavano lungo l'Ensa, non c'è niente data, non dobbiamo avere pregiudizi a pensare che anche successivamente l'epoca romana, meglio l'Italia imperiale, il corso dell'Ensa possa essere stato risalito dalle merci. Una cosa che vi voglio sottolineare, tutti i frammenti che io farò vedere e che vengono fuori da un'area ben vasta, non hanno differenze tipologiche tra di loro. Possono esserci lievi differenze di argilla, di farinosità, spesso dovuto anche alla conservazione, ma la forma no. Quindi non parlo di varianti, perché è vero che in questa zona la forma è la stessa. Il collo leggermente troncoconico è lo stesso, le anse a naso con la, che si inserano dal collo alla spalla, al quarto con la scarlatura interna è la stessa. L'orlo leggermente svasato, ecco, forse l'unica differenza può essere nel più o meno leggermente svasato, ma non più di tanto, e con un labbro arrotondato, talvolta più spigoloso o meno, con una sezione un po' vicinanza a quella triangolare, ma non più di tanto. Quindi non ci sono proprio varianti tipologiche se non qualche leggerissima